La riapertura, la ripresa ha un valore oltre che pratico, anche simbolico, perché si riparte contingentati, come si dice, si riparte con delle grandi difficoltà, si riparte con dei grandi limiti. Quello che riparte non è il vero teatro, è una parte che cerca di reagire a questa pestilenza che ci è capitata. Nei secoli passati abbiamo testimonianza di pestilenze che hanno bloccato il teatro per 2 anni, 3 anni, però il teatro è sempre rinato e ci auguriamo che anche questa volta rinasca molto presto. Mi auguro che la prossima primavera sia un momento in cui ci lasciamo alle spalle questo incubo, anche per i teatri, perché il teatro ha bisogno di affollamenti, il teatro ha bisogno di assembramenti, il teatro ha bisogno di orchestre che suonano fitte fitte, di cantanti che lanciano droplet. Però appunto è molto importante l'attività di teatri come questo, che applicano la resilienza, si tiene accesa la fiamma in attesa che torni tutto il fuoco. Io porterò qui in novembre uno spettacolo intitolato La musica è pericolosa, uno spettacolo che è fatto di parole e di musica, che ha debuttato credo 5 anni fa e che ha proprio una caratteristica del teatro per come lo vedo io. Questo spettacolo ha viaggiato per 5 anni, un po' tutta l'Italia, ha viaggiato fuori d'Italia, è andato un po' dovunque. A ogni viaggio c'è qualcosa che cambia. L'altro giorno con i miei colleghi siamo andati a vedere com'era la prima edizione che ha debuttato al Festival di Ravenna. Era totalmente diversa. C'è rimasto un 20% di quello che era allora. Ecco, questo è un modo di fare la musica in maniera molto teatrale, possiamo definirlo, cioè che porta uno spettacolo al pubblico, ma prende anche molto dal pubblico. Il pubblico ci insegna cos'è quello spettacolo che stai facendo.